Martina, My Vision Beauty, e oggi sono in queste vesti natalizie perché volevo farvi vedere i miei rossetti rossi. In generale, rossetti liquidi, rossetti normali, rossetti metallici, lip gloss, un sacco di rossetti rossi. Mi sembra di averne trovati più o meno 20. Non sono proprio tutti i rossetti rossi della mia collezione di make-up, ma insomma quelli più carini, quelli più simpatici e quelli che mi piacevano di più. Alla fine del video troverete anche le mie considerazioni sui miei top 3 rossetti rossi preferiti in assoluto. Per ogni rossetto segnerò la marca, il costo e la texture o diciamo finish del rossetto, quindi se sarà metallico, opaco, rossetto normale o rossetto liquido. Spero che questo video possa esservi utile e andiamo subito al lookbook. We'll be right back.
Perché sono tornata? Perché non ho un rossetto rosso? Perché ho ricevuto un bellissimo regalo di Natale da The One and Only Makeup by Blue. Qua dentro abbiamo uno dei prodotti più chiacchierati dell'ultimo mese. E visto che il video è appunto sui rossetti rossi, direi di aprirlo subito e indossarlo, perché è un rossetto rosso di una marca molto molto speciale. Oh mio Dio! Esattamente, Lara mi ha regalato il primo ed unico rossetto liquido di Fenty Beauty ed è nella colorazione Uncensored, che è un bellissimo rosso e non poteva andare più a fagiolo in questo video, quindi cadere a fagiolo. Come si dice? E quindi direi di aggiungerlo per ultimo come 20° prodotto alla lista dei 20 rossetti rossi natalizi che vi posso vedere in questo video, quindi andiamo ad applicarlo subito in modo molto veloce. Il 20° prodotto labbra rosso che vi ho fatto vedere in questo video. Lui è appunto il Fenty Beauty Uncensored Liquid Lipstick Stunner Lip Paint, come lo chiamano, e adoro. Quindi questi erano tutti i 20 rossetti rossi per questo video un po' natalizio, direi ultimo video natalizio di quest'anno. Spero tanto che vi sia piaciuto, spero tanto che questi video natalizi in qualche modo vi abbiano intrattenuto, se anche a voi piace il Natale. Se non vi piace, comunque i video non erano strettamente natalizi. Questa collezione appunto di 20 rossetti rossi che vi ho fatto vedere è solo per farvi appunto capire magari quale rossetto rosso piace più a voi, e vi ho mostrato un sacco di texture diverse, quindi vi direi adesso di passare a Martina del passato, che ha un trucco occhi leggermente diverso, solo un pochino, che vi spiegherà un po' quali sono i suoi top e quali sono anche i top delle varie categorie. Quindi io devo andare adesso, ma ci vedremo presto, non vi preoccupate. Passiamo a Martina del passato? Ok, erano davvero tanti rossetti. Davvero tanti rossetti. Le mie labbra non ce la fanno più, ma volevo parlarvi dei miei top 3 assoluti. Li avete già visti swatchati? Non so se vi siete accorti quali mi piacevano di più. Sono questi qui. Partirei dal primo in testa. Questo è Old School di Moulaco Cosmetics. Adoro Old School, è proprio il rosso perfetto per me. È uno dei rossetti liquidi rossi che ho usato più in assoluto quest'anno. La formula mi piace un sacco, il colore è perfetto per la mia carnagione e proprio risplende. Lo adoro, lo amo. È proprio il rosso perfetto per me e secondo me è uno di quei rossi che può stare bene a un sacco di persone diverse perché è proprio il tono giusto. Se non avete mai provato Old School o i rossetti liquidi di Moulaco, vi consiglio assolutamente questo in primo piano, ma anche altri rossetti liquidi di Moulaco, e ce n'è un altro nella mia top 3. Ma il top 2, diciamo, al secondo posto abbiamo il Sephora Lip Cream Stain. Adoro i Sephora Lip Cream Stain, sono fantastici. Questo invece è quello rosso, è il numero 01 ed è il rosso perfetto dei Sephora Lip Cream Stain. Mi sembra sia l'unico rosso vero puro, diciamo, ed è appunto il numero 01, quindi è semplicissimo, non ci si può sbagliare, è fantastico. Anche qui dei Sephora Lip Cream Stain adoro la scrivenza, la texture, soprattutto di questo, perché devo dire che ce ne sono alcuni che sono un pochino meno scriventi, ma questo rosso è fantastico. E mi piace anche il fatto che non secchi troppo le labbra, ma allo stesso tempo si asciughi e abbia quel finish da rossetto liquido perfetto proprio.
Al terzo posto invece abbiamo un altro rossetto liquido di Mulac. Questo qui però è No Pain No Gain, è leggermente più nuovo. Questo è un rosso leggermente più scuro di Old School. È proprio un tono più scuro. È proprio il rosso perfetto per Natale, mentre Old School è un pochino magari più versatile, più sia da estate che da autunno che da inverno. No Pain No Gain è proprio un rosso natalizio bellissimo. Per quanto riguarda invece, visto che questa è la mia top 3 dei rossetti liquidi, ho pensato di fare una top dei rossetti liquidi metallici. Allora, in realtà sono solo due. Come li avete visti nel video, sono molto particolari. Uno è quello di Nabla ed è Silk Road, e l'altro invece è Hot Red di Lime Crime. Sono entrambi molto belli, due colori leggermente diversi, uno un pochino più scuro, l'altro leggermente più fucsia rispetto che rosso. Sono molto molto belli, particolarissimi, e il finish è lo stesso, quindi metallico ma opaco, assolutamente da provare se volete qualcosa di magari un pochino diverso. Per quanto riguarda invece la categoria dei rossetti normali, volevo farvi vedere uno dei miei preferiti, di quelli che ho sbocciato, e questo è perché magari non tutti vogliono rossetti liquidi e preferiscono i rossetti normali, e questo è sempre di Mulac, Crazy Like a Fox, bellissimo. Può sembrare forse leggermente più aranciato, non tanto in telecamera ma quanto nella realtà, ma quando si mette su è proprio un bellissimo rosso caldo, intenso, la texture è fantastica, non è troppo opaco e non è troppo difficile da applicare, molto molto scorrevole, bellissimo secondo me questo. Se si vuole un rossetto normale rosso è perfetto. Per chi invece vuole un rossetto sì liquido ma che non sia troppo secco, consiglio assolutamente lo Slip Tease numero 11, questo qui è Red Queen ed è il rosso degli Slip Tease di NYX Professional Makeup. Questo è davvero molto bello nella scrivenza, molto scorrevole e non si asciuga completamente, non è di quelli waterproof appunto, quindi potete tirarlo via con più facilità e soprattutto non secca le labbra per niente, perché è appunto creato con oli e quindi super super idratante, perfetto per chi ha le labbra secche in inverno. Quindi se volete qualcosa di meno secco e più idratante, Slip Tease di NYX Professional Makeup. Per quanto riguarda una categoria invece un po' diversa, una categoria che non piace proprio a tutti, perché sto parlando dei rossetti lip gloss rossi, quindi sempre prodotti labbra ma un gloss rosso, e questo qui di Smashbox è fantastico, super super opaco. Devo dire che non l'avevo mai provato, ma se state cercando un gloss rosso super pigmentato, questo è perfetto e dà quell'effetto di labbra super glossy, super pouty, bellissimo. Quindi anche questo è un altro dei top, anche se non l'ho appunto testato così tanto come gli altri, ma se state cercando un lip gloss rosso, questo è perfetto. Quindi devo chiudere in fretta perché la mia telecamera si sta scaricando. Questo è tutto per il video di tutti i rossetti rossi che ho, comunque la maggior parte. Vi ho fatto vedere quali sono i top, quali sono i migliori per le varie categorie. Spero tanto di avervi aiutato con questo video, magari a scegliere il vostro rossetto rosso top e perfetto. Fatemelo sapere nei commenti, e se invece avete già un rossetto rosso top, che sia tra questi o che non sia tra questi, scrivetemelo nei commenti qua sotto. So già che ci saranno un sacco di MAC Ruby Woo o Russian Red. Scrivetemelo qua sotto nei commenti e fatemelo sapere. E noi ci vediamo nel prossimo video.